Buonasera, buonasera, brava gente. Stasera, ecco qui, guardate, guardate questa strada come si chiama, vedete? Avete visto? Via delle Sette Chiese. Qualcuno la chiamava anche Via Paradisi. Quindi una strada molto importante di Roma. Qui c'è la chiesa tenuta dai padri di San Filippo Neri. Guardate, qua c'è un bellissimo affresco moderno, vedete? Vi ricordate la frase tipica di San Filippo Neri? Qual era? Vediamo se qualcuno se la ricorda. La ricordate? La frase tipica di San Filippo Neri: preferisco il paradiso. E stasera scopro con mio grande stupore che le chiese a Roma, alcune, sono aperte. E vi ricordate che vi dissi una sera: farò una battaglia perché le chiese la sera siano aperte. E vi porto in questa chiesa dedicata a San Filippo Neri. Eccoci qua, iniziamo da qui. Ecco lì la grande statua di fronte a noi di San Filippo Neri, Ecco, partiamo poi da questa chiesa che si trova su questa strada. Salutiamo Gesù, eccolo lì di fronte a noi, finché ci aiuti sempre, ci protegga e ci sostenga, brava gente. Maria, Rosa, vedo anche Rosa Lombardi, Maria Galluzzo, Antonio, Giovanni, Marco, Le sette chiese era un po' la tradizione che nasce nel Medioevo: 4 basiliche maggiori e 3 minori. E quella che troveremo più avanti è una delle 3 minori. Ah, non è una delle 3 minori. È una cappella che è sulla strada, questa delle sette chiese. Stasera la facciamo insieme, ne facciamo un piccolo tratto, brava gente. E qui c'è l'oratorio di San Filippo Neri, mi dicono che dove i sacerdoti raccoglievano, e quindi anche lo stesso San Filippo Neri raccoglieva i ragazzi dalla strada per prenderli, per accudirli, insomma, per non lasciarli sulla strada nell'ignoranza. La grande opera di San Filippo Neri, con la sua gioia andava avanti. Che è stato il simbolo della Garbatella, no? E qua siamo nella zona della Garbatella, la zona della Garbatella. Qua ci sono delle belle tavolate. Questo è un sacerdote santo, importantissimo per la zona, sì. Che ha fatto tutto e ha dato tutto per i poveri. Ci stanno i sacerdoti santi, brava gente. E questa è la chiesa antica, epoca romana, giusto? Dedicata a Sant'Eurosio e Sant'Isidoro. Sant'Isidoro, Il dono di Iside, il dono di se stessi, bellissimo. Eccola qui. Bene, brava gente, vedete che bella? Eccoci qua. Ebbene, proprio con questo spirito, mentre facciamo questa strada, che... eccoci qua. Sono questi qua e poi mi dai questo. Stasera c'ho un'anima santa che mi accompagna, brava gente. Se mi accendi la luce che non vedo bene. Eccoci qua. Via delle Sette Chiese, vedete, brava gente? Eccoci qua. Ebbene, con questo spirito, proprio un Vangelo che si fa cammino, che si fa strada, che ci chiede di essere incarnato lungo le strade della vita, che noi, ecco, vedete? La mano destra. Via delle Sette Chiese. Eccoci qui, brava gente. Bene, con questo spirito che accogliamo
raccogliamo il Vangelo. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un invitato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Eccoci qua, brava gente. Servi e padroni ho titolato. Servi e padroni ho titolato, brava gente. L'evangelista Giovanni focalizza l'attenzione su ciò che Gesù dice ai suoi discepoli. Un discorso che avviene dopo la lavanda dei piedi. Bellissimo, dopo la lavanda dei piedi, cioè dopo che i discepoli hanno camminato, si sono sporcati i piedi, un po' come noi che camminiamo lungo le strade della vita, brava gente, e si mette e sta con i discepoli. È il gesto per eccellenza, un gesto rivoluzionario. Per capire questo noi dovremmo entrare nella mentalità giudaica, cioè dove chi lavava i piedi era l'ultimo, era il servo, era lo schiavo, ed era anche un gesto umiliante, brava gente. E Gesù, ecco, si mette a lavare i piedi, cioè si fa servo, straordinario. Io credo che qui ci sia uno dei gesti della rivoluzione del cristianesimo che è portato nella società. Un servo non è più grande del suo padrone, poche parole, è quasi un Twitter moderno, potremmo dire, per consegnarci una parola importantissima, servo. Come ogni parola ha un'anima. E questa viene dal greco. A me questa parola, brava gente, mi piace da morire. Io lo sapete, a volte con il significato delle parole quasi impazzisco. E significa, viene dal greco terapon. Cioè colui che fa terapia, colui che guarisce. Bellissimo. Cioè il servo è colui che guarisce. E io credo che sia vero, brava gente, quante volte, forse voi me lo potete dire più di me, no? A volte abbiamo la donna di casa che ci viene ad accudire, a volte quelle persone umili, no? Che si prendono cura con i loro servizi, a volte un cameriere, eccetera. Basta poco e davvero ti guariscono con la sola presenza. È interessante, se si vive la vita come servizio, si guarisce se stessi e l'altro. Cioè, se davvero facciamo tutto come spirito di servizio, noi non solo guariamo noi stessi, ma guariamo anche gli altri. Servire non è sottomettersi agli altri. Gesù non ci chiede di essere schiavi, ma ci lascia un messaggio sorprendente se la nostra vita è vissuta con la logica del servizio, dell'apprezzamento, di chi tiene all'altro, e le cose cambiano, si guarisce. Questo è l'invito che ci viene rivolto oggi, brava gente. Ma ci pensate? Ci pensate che è un invito straordinario? Questi gesti straordinari possiamo compierli nel nostro quotidiano. Mi sono trovato a leggere questo passo in un luogo significativo della vita di Francesco, dove l'assisiata ha incontrato, baciato e abbracciato il lebbroso. Vi è stata eretta una chiesa, proprio per ricordare questo avvenimento. Vi ricordate, vi portai a Rivotorto, la chiesa della Maddalena viene detta. Una targa ricorda il luogo dei lebbrosi al tempo di San Francesco, il luogo della rivoluzione, del nuovo umanesimo, dove egli si incarna in modo diverso, quello che fu il gesto della lavanda dei piedi. Ecco, Francesco scende da cavallo, si toglie l'armatura e guarda negli occhi il lebbroso.
È un gesto che evidenzia la grazia di Dio che agisce nell'uomo. Quando noi viviamo questo tipo di servizio, brava gente, e lo viviamo con questo spirito, noi ci sentiamo quasi inondati della grazia di Dio. Uno stupore davvero ci prende e ci sorprende. È un gesto che davvero evidenzia questa grazia, per scendere dai pregiudizi, per spogliarsi dell'armatura, per abbassare i fucili puntati, per guardare l'altro per ciò che è realmente, è carne della stessa carne, sangue dello stesso sangue. Se chi è in guerra in questo momento potesse capire che chi imbracciano quelli fucili, quando si punta l'altro, è carne della stessa carne, è fratello, brava gente, è fratello. Nel grande dittatore Charles Chaplin ci regala, lo ricordate questo comico Charles Chaplin? Lo ricordate? L'uomo, potremmo dire, dell'era moderna, che apre l'era moderna, ci regala un pensiero straordinario, e proprio in un momento anche di guerra, ricordandoci che noi non siamo macchine né bestie, ma uomini, uomini, brava gente, che conservano l'amore dell'umanità nel cuore. Chi odia non porta con sé l'amore degli altri. Nel Vangelo di Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, e non di un solo uomo, ma nel cuore di tutti gli uomini. Noi abbiamo la capacità di creare le macchine, il progresso, la felicità, ma anche di far sì che la nostra vita sia bella. Brava gente, che la nostra vita sia bella. Ci credete, sì o no? No? Vedete, basta poco, guardate questa facciata, penso sia un ristorante, no? Le lucine rendono più bella la facciata, più accogliente, E così è la nostra vita, A volte delle lucine di gentilezza rendono più bella la nostra vita. E allora invochiamo Maria, brava gente, Noi abbiamo questa capacità non solo di creare, ma di rendere la nostra vita bella. Maria, potremmo dire, è la prima serva, la prima guaritrice. Ed è vero, le mamme servendo guariscono. Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata anima e corpo a Lui e hai fatto l'ingresso nel suo casato come collaboratrice familiare della sua opera di salvezza. Donna veramente alla pari, che la grazia ha introdotto nell'intimità trinitaria e ha reso scrigno delle confidenze divine. Domestica del regno, che ha interpretato il servizio non come riduzione di libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio. Io trovo straordinario questo passo, brava gente. Lo trovo veramente straordinario. E avanti, brava gente, avanti. Maria, che servendo, ha raccolto come scrigno le confidenze divine. Che spettacolo, Non è bellissimo, brava gente? Dite la verità, No? Eccoci qua, andiamo avanti allora, Andiamo avanti? Questa via delle sette chiese stiamo facendo, brava gente, La via delle sette chiese. Poi qualche volta, semmai, la faremo in macchina, ora vediamo, ora la butto lì se si può fare, e poi fermarci ad ogni chiesa. Ce la facciamo in 20 minuti? È complicato, sto domandando, è complicato per la gente, però poi semmai ci prendiamo un po' più di tempo. Vedete che belle queste casette, Queste sono le casette della Garbatella, giusto? Esatto. Guardate. È edilizia popolare a misura d'uomo. Edilizia popolare a misura d'uomo. Vedete, quando sono le cose a misura d'uomo sono sempre le più belle, Vedete, con i piccoli giardini, L'interno. Il cortile, è bellissimo. Sembrano quasi i nostri paesini, non sembra di stare a Roma, qui Braggia, mi sembra di stare a Scala, No? Eccoci qua. Bene, allora, andiamo avanti? Andiamo avanti, brava gente? Sì? Però abbiamo detto ogni volta che superavamo i 1000,
Siamo mille Ave Marie per la pace, per il Papa e per le intenzioni che ciascuno di noi porta nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Brava gente. Avanti allora, forti? 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 Andiamo avanti. Vado ai saluti allora. C'erano delle lettere, ma semmai le leggiamo quando siamo un po' più calmi. Poi Damiano ti contatterò. C'erano due giovani che mi avevano contattato, io non trovo l'altro nome, che mi avevano parlato della loro esperienza nei campi. Con Damiano ci siamo scritti oggi, mi ha scritto, e quindi ci sentiremo per andare a Trento. Vorrei ricordarmi pure dell'altro giovane che venne a trovarmi con la famiglia, se non sbaglio. Passate parola, se vi ricordate, ricordatemelo. Va bene, brava gente? Me lo ricordate chi era l'altro giovane? Che aveva mandato una bellissima lettera, perché vorrei che aprissero a Trento la lezione che farò al World Forum Economic, un po' questo festival dell'economia, uno tra i più importanti in Europa. Io sto dal 2 al 5 giugno, ci sarà anche il Cardinal Gambetti, ci sarà il Cardinal Ravasi e poi pure un povero fraticello come me. E ci saranno anche esperti del settore dell'economia, sarà un momento per riflettere e poi ci metteremo d'accordo, va bene? Allora vado ai saluti, brava gente. E volevo leggere questa lettera. Caro Padre Enzo, come già scrissi qualche tempo fa, non sempre riesco a seguirvi, ma quando accade tutto si rischia. È un periodo in cui la mia fede non è solo inquietudine, ma comincia ad essere luogo di quiete e di pace. Ieri 10 maggio è stato il compleanno di 18 anni di mio figlio. Ne ho 4, un bellissimo ragazzo autistico che con la sua forza immensa, la nostra famiglia, di chi lo segue, l'aiuto di Dio, di Maria, di San Michele, di San Francesco, degli angeli a cui prego, si è sviluppato nelle sue autonomie. Il giorno prima del compleanno è tornato dalla gita, in classe lo hanno festeggiato. A fine settimana festa con più di 40 ragazzi che ho invitato. Io ieri ho ringraziato così Gesù e mi faceva piacere condividere questo pensiero, preghiera, anche per gli altri genitori. Questa è una mamma che ha quindi un figlio autistico. Io intanto saluto per i suoi 18 anni, lo abbraccio, gli faccio un augurio. E sentite cosa ha scritto la mamma. Era l'inizio di un mattino, quando ti portarono vicino a me per la prima volta. Eri nato nelle ore precedenti, quando ancora era buio. Avevo udito i tuoi gemiti, ti avevo visto, intravisto. Non ti poggiarono sul mio petto come si fa ora. E mi sono chiesta sempre il perché. Mi è mancato quel momento immaginato. Non c'erano camere libere quel giorno. Mi avevano dato un letto provvisorio. Sembrava tutto incerto, quasi un presagio. Poi finalmente ti portarono. C'erano le tue nonne lì al mio fianco. Guardai mia mamma e dissi commossa: mamma, è tutto mio. Poi negli anni ho capito che non appartenevi a me, ma eri, sei e sarai del Padre che attraverso te ha testimoniato la sua presenza nella mia vita e mi ha avvicinato in alcuni momenti alle preoccupazioni della madre. Oggi di prima mattina ti ho visto scendere le scale per vivere la tua giornata. Mi hai sorriso, ti ho detto, sei un bellissimo maggiorenne. Un bacio pizzicato dalla tua barba e la gioia di vederti andare da solo dove Gesù ti accompagna, la tua vita. Non ho altro da chiedere, solo fede forte e viva da nutrire per affrontare qualsiasi timore. Grazie, Papino.
Eccoci qua, ho condiviso questa lettera, ho tolto i riferimenti, però penso che sia una bella testimonianza, una fede viva che aiuta ad affrontare qualsiasi vita. Grazie a questa mamma per questa lettera. Va bene, brava gente? Dove andiamo adesso? Da qui. Sempre qui tra i lotti di Garbatella. Eccoci qua. Bene allora, adesso andiamo ai saluti, brava gente, Tutto a posto? Sono un po' spettinato, eccolo qua. Visto quello ci aggiustammo, E avanti, brava gente. Allora vado ai saluti, forti, va bene? Lungo le strade della vita, lungo le strade di Roma, Domani fate una preghiera perché sarò alla scuola, no, dopodomani, brava gente, alla scuola di giornalismo a Perugia, sarà un momento molto importante, perché non sempre, ma i giovanotti giornalisti sono tosti, Saluto già la direttrice di questa scuola, ma ci vedremo comunque dopodomani alle 10, vediamo se possiamo trasmetterlo, non lo so, perché non lo so, mo vediamo. Bene allora, Nadia Quadrio per Alberto, che è suo marito, che è uscito dall'ospedale dopo 4 mesi. Ringraziamo il Signore, avanti, coraggio, Poi Sabrina vorrebbe gli auguri per 3 mamme stupende, Maria Laura, Rosi e Grazia Rita. Ogni bene, Poi Maria Antonietta vorrebbe gli auguri per il compleanno di Mattia, 1 anno, Ogni bene, un bacione. Se potete condividete, ma questo vedo che ormai lo fate tranquillamente, Avanti, basta mettere condivido, Poi se mi dimentico qualcosa, riscrivetemi, Poi Giuseppe Emanuela vorrebbero gli auguri e una preghiera per il compleanno di Gabriele, 4 anni oggi. Gabriele, anche a te, forte, forte. Laura e Ilaria vorrebbero gli auguri per la mamma Bianca. Ogni bene, Bianca, vedo che vogliono bene le tue figliole, e avanti. Poi Marisa vorrebbe gli auguri per il figlio Michele insieme al padre Andrea, sono 2 compleanni, com'è la storia, ogni bene a tutti voi. Emma vorrebbe gli auguri per la prima comunione di Francesco, ogni bene Francesco, fa una preghiera anche per me questa prima comunione, però soprattutto per mamma e papà, e facciamo anche a tutti i ragazzi che in queste domeniche riceveranno la cresima, riceveranno la prima comunione, insomma la vita sta riprendendo e noi invochiamo per questa vita il dono della pace. Forti, e vi lascio con le strade di Roma, brava gente, via delle 7 chiese.